Benvenuti a questo Open Day, ci troviamo ad Arezzo, stiamo per visionare questa bella villa in legno e tutta su un piano con tecnologia platform frame traspirante. Tetto è realizzato con tegole antichizzate avvitate e l'architetto Bonetti ha realizzato questi comignoli decorati con geopietra per dare un tocco estetico migliorativo. Buongiorno a tutti da un nostro cantiere in provincia di Arezzo, Casellegno Lambambiente. Fuori abbiamo 37 gradi questa mattina, all'interno abbiamo 22 gradi. Veramente confortevole questa costruzione. Possiamo andare a vedere questo interno e comprenderemo che con lo spessore di parete realizzato solo 36 cm io realizzo una casa in classe A4, quindi la più, cosa che è impossibile realizzarla in muratura con questi spessori di parete. Andiamo a vedere l'interno. Questa parete da qui all'esterno sono solo 27 cm, arriviamo in classe A2. Mentre con l'aggiunta della controparete isolata, per permettere anche un agevole passaggio degli impianti, raggiungiamo la classe A4. Leonardo, ci spieghi un po' come è fatta questa parete? Allora, la nostra parete, in questo caso è una parete da 35 cm con un cappotto in lana di roccia da 8 cm, dove all'interno abbiamo una coibentazione sempre in lana di roccia e una controventatura della parete in pannello fermace. Insieme anche a Rotoplas e andiamo a vedere questa villa in legno realizzata dall'Ambiente insieme al supporto tecnico dell'azienda leader per la ferramenta e membrane per la casa in legno. Paolo Ciuppani, rappresentante Rotoblas. Oggi siamo in un cantiere di uno dei tanti nostri clienti con i quali siamo partner. Le case in legno si stanno sviluppando in maniera molto grande e questa casa è un esempio nella quale tutti possiamo notare che la casa in legno, costruita bene e costruita con qualità, senz'altro può avere mercato e un vivo interesse per molte persone. Quindi bene, siamo tutti molto contenti, il trend delle costruzioni, come dicevo, aumenta, sta aumentando, migliora la qualità, qui ci sono tanti dettagli costruttivi come il cordolo rialzato in cemento armato, prodotti per la tenuta all'aria, prodotti specifici che garantiscono quello che è un aspetto importante della durabilità di un edificio in legno. L'edificio in legno è bello e va curato, bisogna cercare di espandere anche la conoscenza sulle costruzioni in legno, sperando anche di riuscire a togliere dalla mente tutti quei posti che la casa brucia, che la casa non dura. Invece c'è da dire che case, per esempio, come queste fatte bene, durano, danno soddisfazione al cliente e soprattutto hanno una qualità anche da un punto di vista ecologico e un aspetto esteriore di qualità. Le lucchettine che sono molto mie caratteristiche. Lì c'è una corrimano con un LED sotto che a pioggia mi tiene, mi allama, mi tiene quell'illuminazione. Lì in quel buco ci va una libreria. Te quando entri di qui ti trovi lì sotto che torrente televisore con il mobiletto che lo contiene, qui questi divani, questo elemento è molto caratterizzante, è aggiunta estetica in un prodotto che nasce comunque bello, ma che migliora nel tempo con l'intervento. Tutti gli abbinamenti, tutte le cose, capito? Ecco. Parecchi la nicchia per la sicurezza non la vedi mai. No,
Questo è sempre... No. Insomma, è una cosa, capito, che dopo porta sicuramente dei risultati, no? Sul retro e vediamo alle mie spalle questo porticato che va a servizio delle camere.